E buongiorno a tutti. Ecco, Rosy, in arte la loba. Infatti siamo qui con l'associazione La Loba e le Figlie della Luna e siamo qui per scoprire di cosa si occupa questa associazione, ma soprattutto da dove deriva questo nome che è così un po' fantastico, riecheggia anche forse all'interno dei meandri dei secoli. Ecco, Rosy, spiegaci un po' chi siete, cosa fate. Allora, noi ci occupiamo essenzialmente di danza orientale e di danza American Tribal Style, che è la TS, con la mia insegnante Daniela Biolatto. Ci occupiamo di danza orientale, che è una danza antichissima, che risale proprio alle prime civiltà medio orientali, e a Babilonia, per esempio, era diffuso il culto della dea Ishtar, che era la dea della bellezza, della sensualità, del fascino, della femminilità, e la dea della luna, la dea madre che governa tutto l'universo, ed erano le sacerdotesse che praticavano queste danze rituali religiose con movimenti ondulatori, morbidi, sensuali, e diciamo che erano danze sacre, rituali e propiziatorie. In seguito chiaramente si è spostata l'attenzione all'interno della famiglia, per i matrimoni per esempio, e in seguito come danza di intrattenimento, quindi c'è stata un'evoluzione nella storia. E infatti stavo notando proprio anche dal tuo look, dai tuoi dettagli, che porti con te le tradizioni e forse i sapori dell'Oriente. Esatto, infatti diciamo che fanno parte di me. Esatto, Rosy. Ecco, volevo chiederti, perché la loba? La prima cosa per cui io e Fabio ci siamo subito straniti quando comunque ti sei presentata come Rosy in arte la loba. Ecco, da dove deriva questo nome? Esatto, la loba è un nome tratto da una leggenda che mi tocca sempre molto personalmente, ed è un nome che mi hanno dato le mie allieve tanti e tanti anni fa. Chi è la loba? La loba è una lupa sciamana che vive nel deserto, che raccoglie, scandaglia i fiumi, le montagne, le varie rive, e raccoglie queste piccole ossa, soprattutto le predilige, le ossa dei lupi, le raccoglie, le porta nella caverna e poi accende un fuoco e canta questo canto d'amore, perché poi diciamo sempre che senza le mura non arriviamo da nessuna parte, non si va. Da nessuna parte, e la loba canta, il deserto vibra e il lupo si ricompone le sue ossa, rimette il pelo, corre con un balzo nel deserto, e qualcuno dice che di averlo visto trafitto da un raggio di sole diventare una donna che corre libera e scalza. E qualcuno dice sempre che se incontri la loba al tramonto, e hai fame, hai sete, sei triste, hai una situazione di disagio, se incontri la lupa sei fortunata, perché lei ti ha potuto mostrare qualcosa dell'anima. E questo è, diciamo, il nostro refrain, nel senso che nella mia scuola innanzitutto si insegna danza, assolutamente, ma prevale anche il lato umano, il lato umanitario, quindi l'incontro delle donne sagge, donne potenti, donne forti, donne solidali soprattutto, e quindi l'interazione tra di loro. Che bello, Rosy, quindi c'è proprio la voglia di creare gruppo, sinergia all'interno di questa associazione che è aperta, che vuole dare anche conforto proprio alle donne, sì. Assolutamente, perché noi ci occupiamo non solo di ragazze, di donne, ma abbiamo anche dei corsi. Oltre la TS e oltre la danza orientale abbiamo un corso di Oriental Soft. Cosa vuol dire? Che le donne di tutte le età, anche donne di 70-75 anni, bellissime peraltro, anziché andare in palestra, arrivano credendo di muoversi, di fare qualcosa, e poi imparano ad alzare. Ed è un momento emozionante, molto bello, vederle interagire tra di loro e vederle danzare, e si scoprono ogni giorno, e ogni giorno arrivano e mi dicono: cosa imparo oggi? Ecco. Stupendo, ecco, forse questo è proprio
uno dei pilastri fondamentali dell'associazionismo. Ecco, prima di lanciare una canzone, concederci qualche minuto di pausa, voglio farti una domanda. Qual è il messaggio che la Loba vuole portare dall'Oriente all'Occidente? Ecco, proprio qui. Per me è molto importante la solidarietà tra le donne, l'interazione tra le donne, la potenza delle donne nello stare insieme, nell'affrontare insieme la vita nei momenti più bui, più faticosi, perché insieme si può, e come abbiamo scritto in una parete sulla scuola, chi ama arriva sempre. Dall'Oriente all'Occidente, nulla cambia, le donne sono potenti ovunque. Dall'Oriente all'Occidente, grazie Rosy. Allora noi adesso ci fermiamo per qualche minuto, lanciamo una canzone selezionata da Radio Contatto, ma noi siamo sempre qui con Le Associazioni Si Raccontano in ICS via Vanchiglia 3. A tra poco. Eccoci, bentornati alle Associazioni Si Raccontano, stagione 2. Siamo sempre qui con Rosy, in arte la Loba. Non è scappata, siamo ancora qui. No. Siamo ancora qui a parlare di associazionismo. E ricordavamo che l'associazione di Rosy porta con sé le danze, le usanze, le tradizioni dall'Oriente sin qui a Torino, con un occhio di riguardo all'universo potente femminile.
Ecco, volevo chiederti, Rosy, abbiamo un po' dato i cardini massimi di questa associazione, ma ecco, scendendo più nel lato pratico, ci sono degli eventi, avete appena concluso degli eventi nel recente periodo o ne avete qualcuno in programma nel futuro più prossimo? Allora, innanzitutto c'è da dire che dopo 12 anni in cui affittavamo una sala tutta nostra, questa scuola ha chiuso causa Covid, per cui con Manuela Maschio e con Valentina Tosarello, che fanno parte del direttivo, e come sempre decidiamo insieme, abbiamo deciso di rischiare per non perderci, perché sono 10 anni che siamo insieme, ma abbiamo allievi da 20 anni, da 15 anni, eccetera, eccetera. Allora, per non perderci abbiamo deciso di rischiare, abbiamo preso un vecchio magazzino, l'abbiamo ristrutturato completamente e ne abbiamo fatto una scuola bellissima che non solo col tempo si evolverà, perché abbiamo appena ricominciato, quindi abbiamo in essere eventi e seminari come quello che abbiamo appena terminato di danze polinesiane e che ha avuto un grosso successo, ma la sala è disponibile per uso locazione per altre associazioni come seminari, come sala prove, come sala prove, diciamo, anche oltre che seminari, e quindi abbiamo in divenire, ci saranno altre attività che non faranno parte della danza orientale, ma attività rivolte ad altre associazioni, insomma, come potrebbe essere lo yoga, potrebbe essere il tai chi, potrebbe essere l'hip hop, è tutto in divenire, stiamo progettando tra di noi alcune cose. Non ci si ferma un attimo, no, si continua in movimento. Assolutamente no. Ecco, volevo chiederti, Rosy, ma se volessimo venirti a trovare, dove fisicamente possiamo trovare questa nuova sede? Allora, la nuova sede dell'associazione La Loba e le Figli della Luna si trova in via Cibrario 40. Il numero di telefono di riferimento mio è 347 411 6693. Potrete trovarmi in Facebook a Rosy Mazzola La Loba, e poi abbiamo i vari siti, la pagina La Loba e le Figlie della Luna, www.lalobaelefigliedellaluna.com, eccetera, eccetera. Ecco, diremo alla regia di mettere comunque in sovrimpressione tutti i contatti affinché i nostri ascoltatori e anche i nostri fruitori del format non si possano perdere proprio nulla. Grazie. Sembri una presentatrice provetta qua. Ecco, forse magari i ruoli potrebbero anche invertirsi, no, chi lo sa. Assolutamente, ognuno il suo. Allora, Rosy, stiamo per introdurci nella parte finale di questa intervista. Ti ringrazio innanzitutto per la tua presenza. Volevo farti un'ultima domanda in merito ad ICS, che è un po' il collante che unisce tutti noi sotto questo tetto oggi. Come hai conosciuto la realtà di ICS e perché ancora oggi, dopo svariati anni di attività, resti in questo circuito? L'ICS, diciamo che l'ho conosciuta quando insegnavo nella precedente scuola, e c'era questo signore dietro il bancone che si chiama Ezio Dema, e mi piaceva il suo essere zen, tranquillo, morbido, poche parole, a me piacciono queste persone. E quando abbiamo deciso di mettere nel 2010 di metterci per conto nostro con l'associazione, cos'è successo? È successo che ci siamo affidati ad una federazione che però ci ha creato tanti problemi come tesseramenti, eccetera, eccetera. E allora abbiamo detto: proviamo con l'ICS. Io avevo un vago ricordo di Ezio, proviamo con l'ICS e vediamo che cosa succede. Quindi diciamo che è stata una scelta così, buttata al vento al momento, ma da 10 anni continuiamo a venire, perché io innanzitutto quando vengo qui non mi sento un ospite, mi sento a casa, questo sicuramente. Trovo persone competenti, trovo la qualità, trovo sempre comunque una disponibilità. Magari il problema non è risolvibile sul momento, però c'è sempre la disponibilità a risolverlo, e sul momento c'è un problema, vieni, parliamone, cerchiamo di risolverlo. C'è una tempestività, ci sono delle persone che ormai per me sono casa, sono famiglia, e quindi io non mollo la CS, ma sono qui da 10 anni.
Grazie mille, Rosy. Allora salutiamo Ezio Dema e tutto lo staff dell'ICS. E ci salutiamo anche io e te, Rosy. Adesso noi diamo il saluto e noi ci rivedremo nelle prossime puntate delle Associazioni si raccontano, stagione 2. Grazie a tutti, grazie Andrea, grazie Fabio. A ciao. Presto.